Santa Maria della Visitazione. La chiesa di Santa Maria della Visitazione, che si specchia sull'acqua, non è l'unica chiesa veneziana a portare questo nome. Effettivamente è facile finire al matrimonio sbagliato. Fondata nel 400, venne inizialmente dedicata a San Gerolamo, santo patrono dei bibliotecari, degli scrittori e dei traduttori, ma in seguito venne ridedicata alla visita della Vergine e Santa Elisabetta, madre del Battista. La ragione sta forse nel fatto che le visite si accompagnano sempre a festosi banchetti, generalmente più apprezzati dei libri. Vabbè. Allora, c'è una tomba qua. Aspettate. Vediamo un attimo. Ecco, sì, questa mi sembra la strada giusta. No? Di là, Ezio, a destra. Vabbè, dai, facciamo così, va. Allora, oh, trovata subito. Bene, bene. Il segreto della Visitazione. Risolvi gli enigmi delle catacombe della Visitazione per trovare il sigillo dell'assassino nascosto all'interno. Come al solito. Ok, ci sarà la paglia, infatti. C'è qualcosa che si muove là vicino a quel covone. Resta seduto. Siamo nel pieno della partita. No, no, stavolta ho visto qualcosa, ne sono sicuro. Lo dici tutte le volte. Avevi ragione, femminuccia. C'era davvero qualcosa nel covone. Sono stufo delle tue facezie. Potevo finire ammazzato. Dai topi. Tu non prendi sul serio il lavoro. Un solo passo falso. Basta voltarsi una volta dalla parte sbagliata. Infatti. E sei morto. Vieni più per vicino. Beh, sei capito bene, se no pazienza. Vieni più vicino. No, ti prego, continua. È così interessante. Non posso. Lasciami in pace. Dai, torna qui. No. Tranquillo, ti proteggo io. E impeccati. No, non te la sarai mica presa. Perché non... Sì. Non me lo fa assassinare dal covone. Ma volete vedere che... Devo... No! Devo uscire. Quello là poi adesso scappa. Scapperà. Ciao, facciamo così. Aspetta. Ecco. Ti saluto. Dang. Ecco. E quell'altro fugge, infatti. È uno di quelli agili. E devo rincorrerlo. Dove sei? Che veloce. Poi non lo raggiungerò probabilmente, infatti, e devo battermi con Facciami i suoi amici. Oh. Mamma mia. Sì, sì, credo di avercela fatta. Lasciami in pace. Più veloce. No. No, ma tanto non riuscirò mai a raggiungerlo. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Dai, tanto ti ammazzo comunque, su. Più veloce. Più veloce. Lasciami in pace. Più veloce. Dai, che guardie, sono... Guardie, allarmi. Infatti, allarmi. Non riuscirò mai a Mi prenderli segue. Questi. Prendetelo. Non riuscirò mai a prendere. Allora, fatemi vedere dove posso salire qua.
Aspetta. Ok. Mi sa che devo andare. No! Ma Ezio, Ezio, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Allora. Ok. Ah, non ti arrampichi qua? No. E come arrivo là, scusate? No, di là sicuramente no. Allora forse semplicemente non devo fare nessun giro ma arrampicarmi qui. Qua? Ah, infatti. Pensavo che dovevo fare giri assurdi, invece no. Vediamo. Dai. Avanti ora. Oh, hanno attaccato insieme. No, vai. Anche adesso. Avanti, colpite. State calmi. Colpite al momento opportuno. No, ho sbagliato. Avanti ora. Ok. Adesso anche tu muori. Ok. Manchi solo tu. Bastardo. Questo è il tuo ultimo giorno. No, ho sbagliato. Tempo. Che cavolo. Volevo disarmarlo, non riesco. Ma dai. No, adesso ti schivo. No, beccati questo. Oh, finalmente. Te. Ok. Sì, mollalo, Ezio. Okay. Cioè, mollala. Vediamo. Ah, a questo punto me lo ricordo. Cioè, nel senso, c'è un video dove fa vedere che se si sta fermi abbastanza tempo, adesso non mi ricordo se era un quarto d'ora, tipo, appariva un tipo un calamaro gigante col tentacolo e tutto il resto. Però vabbè, non sto fermo un quarto d'ora adesso. È una specie di easter egg. Oh, che giro devo fare? E poi bisognerà appendersi lì. È un giro assurdo. Aspetta. Allora, di qua. Poi, tac. No, ma dondolati però. Oh, dai. Vai, ok. No, 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 non cadere, non cadere. Ok. Perfetto. E due. Poi su di qua. 3. E manca l'ultima. Dai, Ezio. No, non girare. Non girarti. Beh. Obbedisci una volta tanto. E comandi. Oh. Sì, vabbè, ma non ce la farò mai. No. Vabbè, adesso non ce la farò di sicuro. Cioè, torniamo all'inizio, va. Riesci a... no? Scusate, ma... no. Dove cavolo salgo? Oh. No, no, non ce la fa... infatti. Devo tornare... no, non di qua. Aspetta. No! Madonna. (Ride)
Ezio, ti prego, stai buono, stai buono. Bravo, vai su, bravo, bravo. Vai su di qua, bravissimo. Ok. Fammi andare alla leva, grazie. Ok. Oh. Ok, rifacciamo il giro. Attack. Ho sbagliato, qua ho sbagliato io. Mi sono lanciato. Allora, rifacciamo. Si può. Ok. Allora. Così, perfetto. Poi sul muro a destra. Lanciamoci, poi anche qua. Ok. Perfetto. Uguale. Hop, perfetto. Ok. Poi qua devo andare su di qua. Ok. Ecco. Opla. Ce l'abbiamo fatta. Tomba non troppo complessa. In confronto è stata più complessa quella di prima, con quei quattro enigmi. Ok, allora, deprodiamo. E adesso vado a prendermi l'armatura. Scusate. Questa fatica. Così magari, diciamo, restauro il resto che manca di Monte di Giulia. Mi ricordo cosa mi manca. E apriamo. Ok. Ho preso tutto, sì. Sigillo di Leonius. Usciremo dalle fogne come al solito, sì. Allora, adesso mi serve un viaggio rapido. Dove devo andare? Qua. Sì, è quello più vicino, sì. Ok. Anzi, mica mi devo buttare nel canale. Vabbè, buttiamoci nel canale.
Ho 31.481 fiorini. Beh, direi che già che sono lì, prelevo un bel po'. Dai Ezio, ok. Andiamo. Così dopo che ho restaurato tutto posso dedicarmi al 100% alla mia armatura. Adesso vediamo quella che ci dà com'è. E non me la ricordo sinceramente quanto è forte, però se è forte ci teniamo quella e basta. Sì, sono sul tetto, dai, non dirmelo tutte le volte. Ok, dai, ci siamo. Che cavolo. Fa tutto lui, va bene, va bene. Lanciamoci, ok. E ci siamo. Finché non riceveremo comunicazione dal Santo Padre, le terre a sud, oggetto di contesa, non possono essere. Monte Rigioni Villa, sì. Ok. Delle piume da depositare, va bene. Prima ritiriamo i nostri soldini. Ok. Che bel gruzzolo. Poi restauriamo. Buongiorno. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Diamo un occhio alla lista? Sì, sì. Ecco. Ah, manca solo il no, il mercante d'arte e il sarto, ok. E vai, andiamo. E poi il sarto. Ok. Boh, abbiamo restaurato tutto. Benissimo. Buon viaggio! Ok. Più 30.000 di valore, mamma mia. Poi sì. Ok. Andiamo qua e depositiamo l'ultimo sigillo, ecco. Collochiamo. E l'ultimo qua. Bene, posso aprire adesso. Grazie Altair per questo grande dono. Che possa difendermi dai nemici. Quella. Molto bella, devo dire. Ma io metterei questa, va. Bella, nera. Piuttosto comprerei le spade, quello sì. Allora, depositiamo le piume. E visto che ho 43.141, vediamo di potenziarci un po'. Ok. Su 100, beh, ce ne vuole per arrivare a 100. Ok, allora vediamo l'armaiolo. Fabbro. Oh, mi scusi.
Ecco qua. Allora, ripariamo. Beh, tutto. No, a posto. Armature non mi servono, anche perché non credo ci sia qualcosa di più forte di quello che ho preso io adesso. Quindi è inutile anche spendere cose più deboli. Ah, ci abbiamo la spada di Altair. Beh, direi che la prendo. E armi piccole... No. Vabbè, quello ce l'ho già. Ma non ho più i fiorini. Bene, vedo che l'apparenza inganna. Ho speso tutto nella spada di Altair, va bene. Ottimo. Basta, adesso sono praticamente Altair. Ok. Torniamo a Venezia. Siamo potenziati per benino. Venezia, sì. Non saprei. Qui, dai. Dorso duro. Ah, proprio bella come armatura. Mappa. No, ho sbagliato pulsante. No, questo l'ho già letto. Oh. Ah, e qua sono apparso. Ok. Vabbè, non sono distante dalla missione. Artisti del carnevale. Il celeberrimo carnevale di Venezia fu celebrato per la prima volta nel 1296 come festa pubblica precedente la Quaresima. Presto si trasformò in una girandola di maschere, di mascherate, banchetti, rappresentazioni teatrali, parate, danze in strada, lancio di uova, amori clandestini e altri spettacoli triviali, come uccidere animali per il ludibrio della folla o far correre maiali su carri finché non finivano in acqua. Che dire, il carnevale è l'antenato illustre della televisione spazzatura di oggi. Pensa te. E cioè ci mancano due glifi ancora, vediamo adesso quando li metterò a esplorare un po' li troveremo. Anzi, magari sono proprio qua. Vediamo, no, perché mi interessa molto vedere quel video che non ho mai visto sulla... cos'è? La verità, sì. Allora, togliamo, così siamo anonimi, vabbè, non che fossimo ricercati. Ezio? Vediamo un attimo se... Quello è un uomo, non come altri. Vediamo qualche monumento con qualche glifo, che due ne mancano. Poi sulla mappa sono rappresentati in grigio normalmente, quindi... Vediamo, se esploriamo, cioè se prendiamo questo punto panoramico, almeno svegliamo una parte di mappa. Ok. Questo forse potrebbe essere. Aha, qua ce n'è uno. Sì, solitamente sono proprio in grigio. Poi c'è un altro punto qua. Vediamo. Quello più vicino è questo, ma cosa potrebbe essere? Ah, è uno spiazzo. Allora no, sì. Cos'è, un cortile? No, allora no. Allora andiamo... Qua secondo me c'è lì. Adesso vediamo.
No. Ma non c'era la paglia, mi sono lanciato così sicuro che ci fosse. Vabbè. Mi spiace, scusami Ezio, non volevo. Allora, rimettiamo il segno, visto che... Sì, state attenti. Ok. Ah, non c'è Santa Maria dei Carmini. Superando questo ingresso in un attimo troverai in cima alla chiesa. Ma la chiesa di Santa Maria dei Carmini, meglio nota ai veneziani come i Carmini, fondata per iniziativa di una confraternita di donne laiche che tesseva gli scapolari per i monaci del vicino monastero dei Carmelitani. I Carmelitani conferiscono un ruolo fondamentale allo scapolare, al punto che la loro regola ne impone l'uso anche durante il sonno e prevede la scomunica per chi celebra messa senza indossarlo. Questo perché nel 1252 la Vergine apparve a Simone Stock da Cambridge, priore dell'ordine, rivelando che chiunque avesse indossato uno scapolare marrone sarebbe stato redento. Così 200 anni più tardi un gruppo di donne ancora si riunisce a Santa Maria dei Carmini, dedicando la propria vita alla tessitura di scapolari marroni, fonte di salvazione eterna. Uno scapolare, dovrei vedere cos'è, ma penso sia un mantello, una veste, comunque, quello che ho capito. Comunque no, non è qui. Ezio, non fare quelli. Non è qui. Vabbè, già che sono qui, lo prendo. Ok. E allora però devono trovarsi sicuramente nelle aree che mi mancano da esplorare, per forza. Se non è qui, sarà qui, vediamo. Questa deve essere la Gilda dei Ladri, e ok. Ma di sicuro ci sarà... Magari anche qua. Adesso vediamo, vediamo. Stavolta non mi butto. Cavolo che mi butto. Hop. Ecco. Sono sceso comodamente. Scusate. Chi è quello lì? Boh. Vile omicida, stai indietro. Ma cos'è, un messaggero dei Borgia? Ah sì. Sì, ma non ti faccio niente. Talmente non mi servono più i soldi. E niente anche qua. No. Proviamo ad andare qua allora. E opla. E opla, ecco. Avanti, scendi o ti butto giù io. Ti meriti. Una volta che devi saltare, Ezio, non salti. Ezio, fai il bravo. Sì. Aspetti lì, Allora. Passiamo di là.
Oggi si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Mm. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Ma no, Ezio, basta cadere così. Oh. Cittadini, non puoi stare qui, vattene. Torna giù o ti colpisco. Squero di San Trovaso. Questo squero, termine veneziano per cantiere, serve a costruire e riparare gondole. Ah, ecco. Per costruire una gondola, il principale mezzo di trasporto a Venezia, servono 280 pezzi di 8 tipi diversi di legno: mogano, ciliegio, abete, noce, quercia, olmo, larice e tiglio. La fiancata a sinistra è più lunga della destra, per permettere al gondoliere di governarla stando a sinistra, pur riuscendo a procedere in linea retta. Ma a dire il vero, questo evita anche ai gondolieri alticci di colpire i passeggeri spostando il remo da un lato all'altro. Eh? Meglio scendere così. Oh, ah, non mi sono appeso in tempo, no? It's. Buono, buono. Ok. E vediamo quest'ultimo punto. Dopodiché proseguiremo con la trama principale. Perché non è che voglio annoiarvi troppo, insomma. Senso non cade, però. Mm? Non dov- Eccolo! Maledizione, sì. Fermatelo! Oh, che cavolo è successo? Non lo so. Ma mi lancio. Ok. Oh, cosa ho fatto? Non so neanche io, ma così. Ok. No, non cadere, Ezio. Non cadere. No. Dai, dai, che manca. Cavacca. Facciamo così. Donna. No, ma cioè, dopo tutti i lanci di pietre che cioè, tutte le pietre che mi hanno lanciato, poi ha smesso di cercarmi. Boh. Ma qua non mi dice niente. Che l'abbia già incontrato, cioè che l'abbia già vista sta chiesa e non me lo ricordo. Boh. Ok, sincronizziamo. No, comunque o magari sono passato di qua e non me ne sono accorto, perché non mi ha dato nessun messaggio. Può essere comunque. Vabbè. Allora direi che proseguiremo con la storia. Aspetta però, la paglia dov'è? Ah, lì, ok.